E lo so, in questo periodo non sto pubblicando nessun video né nelle serie disneyane, da Disney Comics e Science fino a collezione Disney, né nelle altre serie non disneyane, inclusa quella che ormai aspettate da un sacco di tempo, La scienza con i supereroi. Però nel frattempo sto scrivendo i testi dei video, soprattutto ne ho girati un po', e il problema è che languono un po' le operazioni di montaggio dei video, languono, possiamo dirlo, anche e soprattutto a causa del caldo, che immagino stia un po' dando qualche difficoltà anche a voi, quattro gatti, spero un po' di più, che avete ancora la voglia di seguire e vedere i video che vi propongo più o meno ogni tanto, ogni settimana, quando riesco. Per cui, per arginare l'attesa di video, ho deciso di realizzarne uno, spero il più veloce possibile anche da montare, per il Topolino numero 3584, che è un numero particolare perché è pubblicato in versione flipbook. Infatti, girandolo, ecco comparire una bella copertina di Enrico Faccini che celebra il personaggio di Paperone. In questa versione retro troviamo anche due storie, e una delle due è appunto realizzata proprio da Faccini, ad oggi uno dei più autorevoli interpreti del personaggio. Paperoga in originale Fetri Duck fa il suo esordio su Topolino numero 453 del 2 agosto del 1964, ovvero 60 anni fa. Di fatto lo possiamo considerare come l'esordio anche a livello mondiale, visto che, se la memoria non mi inganna, da quanto scriveva il buon Luca Boschi in alcuni articoli di diversi anni fa, e già, torniamo sempre a Luca Boschi, la storia di esordio di Fetri Duck venne pubblicata per la prima volta proprio in Italia, per poi andare negli altri paesi del mondo. Il personaggio, infatti, ideato da Dick Kinney e Al Hubbard, era stato pensato proprio all'interno del cosiddetto Disney Program, che proponeva soggetti e storie complete per la distribuzione principalmente sul mercato mondiale. La maggior parte di queste storie infatti non arrivarono quasi mai sul mercato statunitense, e soltanto alcune rare eccezioni di queste finirono poi per essere lette anche dai lettori statunitensi. Non a caso, infatti, nella sua prima versione dell'albero genealogico, Don Rosa non prese nemmeno in considerazione Paperoga come cugino di Paperino, solo che all'epoca lui già lavorava per l'Europa, per la Egmont, per cui di fatto fu, diciamo così, costretto dal suo editore a inserire Paperoga dentro l'albero genealogico, trasformandolo quindi nel fratello di Chiaraforte. Di fatto la storia di esordio lo identifica sin da subito, né il fanatico igienista. Infatti scopriamo che Paperoga è di fatto un fanatico di praticamente tutto ciò che viene per corrispondenza, tutti i corsi di corrispondenza, su qualunque argomento vi possa passare per la testa, beh, Paperoga li fa. E ritiene di essere così, attraverso quel semplice corso, un esperto di quell'argomento, tormentando così Paperino, in quel caso, con tecniche di meditazione anche abbastanza assurde, oppure poi nel corso della sua successiva carriera fumettistica con situazioni ancora più surreali, come sappiamo benissimo noi che leggiamo le storie di Paperoga. Di fatto il personaggio, essendo fondamentalmente realizzato dal Disney Program, venne sviluppato all'inizio soprattutto all'interno di quel programma, e quindi in particolare da Dick Kinney, che ne sviluppò il carattere. Di fatto era un personaggio tipico di quegli anni, gli anni 60, un tipico esponente del movimento hippie. Attecchì soprattutto però all'estero, e in particolare in due scuole disneyane diverse, prima nella scuola brasiliana e poi in quella
quella italiana. Furono infatti all'inizio soprattutto i brasiliani a sfruttare molto bene il personaggio, dandogli persino un alter ego supereroistico, il famoso e altrettanto surreale Paperbat. Invece in Italia ci vollero un po' di tempo, perché per esempio autori come Guido Martina non lo sfruttarono mai appieno, e in realtà della scuola del periodo Martina l'unico autore che sfruttò un po' di più Paperoga, e soprattutto lo fece in maniera molto efficace, alla fine viene da dire, fu invece il nostro Carlo Candy. Dal punto di vista grafico, invece, in quel periodo probabilmente il Paperoga più efficace fu quello di Giovan Battista Carpi. Per avere invece un utilizzo molto più interessante del personaggio, bisogna aspettare l'arrivo di Giorgio Pezzin, che lo trasformò nella perfetta spalla comica del nostro Paperino. In particolare, coadiuvato dal grandissimo Giorgio Cavazzano, sono da ricordare grandissimi capolavori come per esempio L'isola a motore oppure Il croccante al diamante, dove Paperino e Paperoga ne combinano una dietro l'altra. In anni recenti però, come ho detto all'inizio, soprattutto abbiamo Enrico Faccini, che è l'autore che ha colto più di tutti la natura del personaggio. Basti pensare per esempio anche al classico Disney dell'anno scorso dedicato proprio alle storie facciniane con Paperoga protagonista. Paperoga, tra l'altro, è stato anche protagonista di una storia scientifica in cui gli autori disneyani hanno cercato di raccontare il bosone di Higgs, in questo caso ovviamente attraverso la lente disneyana, e Paperoga si è arrogato il diritto di considerarsi scopritore di questa particella. Vi lascio in descrizione il link al video in cui ne ho parlato. Detto ciò, sperando che questo breve video vi piaccia e soprattutto vi arrivi in tempo, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!